Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura una notizia di cronaca perché si è spento questa mattina all'età di 95 anni il presidente emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio, ministro del Tesoro e infine presidente della Repubblica, scelto dal Parlamento al di fuori dei partiti. Carlo Azeglio Ciampi è stato un vero e proprio traghettatore delle istituzioni a cavallo tra la fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda, subito dopo il terremoto di Tangentopoli. Ciampi, da ministro del Tesoro, guidò l'Italia nel percorso che le consentì di entrare a far parte della moneta unica europea. Tra i tanti messaggi di cordoglio e di ricordo che in queste ore arrivano ovviamente da tutto il mondo della politica per quanto riguarda la nostra regione, in rappresentanza degli abruzzesi e del Consiglio regionale, il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha commentato: è una perdita per l'intero paese e per le istituzioni repubblicane. Ciampi era un amico dell'Abruzzo, regione che conosceva bene e che aveva visitato più volte. Diverse sono state infatti le sue visite nelle città abruzzesi, così come alle istituzioni regionali. È forte e era rimasto il suo legame con i movimenti partigiani e con i luoghi simbolo della resistenza in Abruzzo, a cui da presidente aveva reso onore e riconoscimenti. Ciampi aveva una conoscenza profonda dell'Abruzzo, scrive ancora Di Pangrazio, sia dal punto di vista politico che per le sue bellezze naturali, come quelle montagne che lo adottarono da giovane sottotenente quando riparò a Scanno per non aderire alla Repubblica di Salò. L'Abruzzo e gli abruzzesi, conclude ancora Di Pangrazio, hanno perso un grande uomo delle istituzioni, un uomo di straordinaria semplicità che tutti abbiamo nel cuore. Ed ora andiamo avanti con le notizie dalla nostra regione. Ci occupiamo di sanità perché il Consiglio dei Ministri ha deliberato la uscita dal commissariamento per quanto riguarda la sanità regionale. Tra le regioni commissariate, infatti, l'Abruzzo è la prima ad aver concluso la procedura. Sentiamo il servizio di Elisa Leuzzo. Il risultato di oggi è anche una conseguenza della passata governance, lo possiamo dire. E come sarà? Ora le chiedo la sanità di domani. Beh, intanto noi abbiamo lavorato molto in questi due anni. Pensare che due anni fa si poteva uscire è sbagliato, perché in questi due anni noi abbiamo fatto il registro dei tumori, un piano sanitario, il riordino della rete ospedaliera, il riordino dei punti nascita, investendo sulla rete STAM e STEN e su tutti i materni infantili che sono stati quasi tutti ristrutturati. Abbiamo investito sul territorio, abbiamo un piano della prevenzione che prima non c'era e la prevenzione presenta tanti e corposi investimenti. Abbiamo avuto premialità per 140 milioni di euro dal governo grazie a questi adempimenti. Per cui abbiamo lavorato tantissimo per ottenere questo risultato in questi 24 mesi. Il futuro è mettere al centro il cittadino ancora di più. Il futuro è chiedere agli operatori, agli infermieri, alle OSS, ai medici di prendersi in carico e in cura un lungo percorso di assistenza e poi investire sul CUP, investire sull'ADI, sulle assistenze domiciliari, perché lì l'operatore entra dentro le case e dà un'assistenza molto lunga ai cittadini. Ecco, nonostante tutto quello che ha detto del lavoro svolto, in questi mesi ci sono state polemiche sulla questione tagli alla sanità. Oggi, in vista dell'uscita del commissariamento, come spegne queste polemiche? Perché intanto non è vero che ci sono stati tagli. Ovviamente il gioco della strumentalizzazione in sanità produce questo, ma noi abbiamo speso 50 milioni di euro in più all'anno, soltanto prendendoci in carico per esempio le persone malate di epatite C, garantendo i nuovi farmaci e salvando tante vite, abbiamo speso tantissimo. Abbiamo investito sul percorso nascita, che non è vero che è stato un taglio, ma ci sono stati investimenti per oltre 15 milioni di euro sulle nuove sale parto. Ecco, abbiamo fatto un grande lavoro di riorganizzazione, di messa in sicurezza e di qualità dell'assistenza. Un commento sulla regione Abruzzo rispetto alle altre regioni sulla sanità? Beh, il commento questa volta non è né politico, né ideologico, né formale. È sostanziale perché gli atti che abbiamo definito insieme, che la conferenza Stato-Regione, che il Consiglio dei Ministri ha approvato, sono emblematicamente la prova di un ottimo lavoro che è stato fatto nell'ultimo biennio e che consente a questa regione di uscire dopo quasi 10 anni da una lunga fase di complesse vicende finanziarie, organizzative e operative che hanno determinato effetti, direi, negativi non nella regione, ma hanno provocato in questi anni anche grandissime difficoltà, immagino, tra operatori e cittadini. Oggi c'è una speranza, un tempo nuovo e quindi il commento sta negli atti, nella sostanza.
E adesso torniamo ad occuparci del terremoto e in particolare torniamo alla riunione di ieri a Valle Castellana a cui hanno partecipato le istituzioni locali ma soprattutto il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani e il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Ovviamente i danni nella nostra regione non sono paragonabili a quelli delle zone più colpite come Amatrice, Accumoli o Pescara del Tronto e Arquata del Tronto. Parliamo ovviamente della regione Lazio e di quella Marche, ma i danni ci sono stati anche e soprattutto in alcuni comuni del Teramano. E allora andiamo ad ascoltare proprio a margine dell'incontro le opinioni di alcuni dei sindaci del Teramano, dei comuni più colpiti, quelli di Valle Castellana, Crognaleto e Montorio Alvomano, avvicinati da Paolo Renzetti. Qual è la situazione oggi a Valle Castellana e qui nel comprensorio a 3 settimane dal sisma? Allora, io le do 2 dati perché non sarebbe complicato dare tutta la relazione che noi abbiamo preparato, però può dare un'idea a questo. Noi abbiamo fatto attraverso le squadre della Protezione Civile, quindi la Dicomac, le famose schede AIDES, ieri, situazione al 14-9, abbiamo fatto 32 sopralluoghi. Di questi 32 sopralluoghi, 2 sono di tipologia A, che significa che non ci sono danni di rilievo, 30 sono fra categoria E, F, D e qualche B. Credo che dia questo un po' l'idea che i problemi ci sono. C'è bisogno di fondi per la ricostruzione e per far ripartire l'economia qui del comprensorio. Una zona di periferia, perché non dirlo, quindi con le attività che soffrono, anche per la crisi che c'è, no? Conosciamo tutti. Quindi è importante intervenire subito per sostenere la ricostruzione e per sostenere le attività produttive, altrimenti ci abbandoneranno tutti quanti qui. Crognaleto, uno dei centri in provincia di Teramo che ha subito i maggiori danni dal sisma del 24 agosto, e avete avuto le risposte che vi aspettavate? In un certo qual senso già siamo molto qualificati sotto la ricostruzione e le procedure del sisma, reduci di quelle che sono le memorie del 2009. Adesso è partita la prima fase, cioè l'emergenziale, adesso andiamo a verificare quelle situazioni di pericolo con i vigili del fuoco per poi ovviamente procedere alla ricostruzione vera e propria. Soddisfatto il sindaco di Montorio Alvomano dell'incontro avuto con il commissario per la ricostruzione Errani? Ma in questo momento è difficile di esprimere un giudizio di soddisfazione. Sicuramente c'è l'attenzione nei confronti del territorio teramano, così come per gli altri territori. Abbiamo 57 persone ad oggi fuori dalle case, il numero sta variando di giorno in giorno, anche perché diciamo, se ci sono nel frattempo quelle che sono le verifiche da parte della Protezione Civile, e dopodiché c'è un problema di accavallamento di quelle che sono normative e procedimenti legati al sisma 2009 con quello che è il sisma 2016. Noi abbiamo in iter l'approvazione dei piani di ricostruzione. Abbiamo chiesto che si faccia in modo che non si blocchi nulla. Abbiamo detto in apertura della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi, presidente emerito della Repubblica, aveva 95 anni, continuano ovviamente ad arrivare commenti e messaggi di cordoglio da parte degli uomini politici e anche delle istituzioni. Per quanto riguarda sempre la nostra regione, c'è il commento del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso che dice Ciampi è stato un fulgido e indimenticato esempio di statista, grande sostenitore dell'Unione Europea, ha saputo ricoprire tutte le cariche che gli sono state affidate con rigore e umanità allo stesso tempo. E poi ovviamente D'Alfonso ricorda anche il forte legame che Ciampi aveva con la nostra regione, con l'Abruzzo, da quando si rifugiò a Scanno per non aderire alla Repubblica di Salò, e poi ancora nelle sue diverse visite in Abruzzo. Conclude D'Alfonso: il cordoglio mio e di tutti gli abruzzesi si leva alto nel ricordare un uomo esemplare di cui sentiamo già la mancanza. Ed ora ci occupiamo delle scuole. Nel vertice di ieri a Valle Castellana si è parlato ovviamente anche degli edifici scolastici che hanno
ha detto il commissario straordinario Errani, la priorità in questo momento, anche perché è già iniziato l'anno scolastico. Problemi ci sono stati soprattutto nella città di Teramo, ma non solo, anche nella provincia. A Teramo capoluogo gli istituti riapriranno il 19, cioè lunedì, e adesso andiamo a fare il punto della situazione ascoltando il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino e il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Presidente Di Sabatino, cosa ha chiesto al commissario straordinario Errani? Ho chiesto che, nel rispetto delle priorità di ricostruzione, che sicuramente vedono prima di noi quelle popolazioni e quei comuni che sono stati colpiti pesantemente dal sisma, quindi nel rispetto di queste priorità ci sia un'attenzione anche per questo territorio, a prescindere dall'inserimento o meno dei comuni nel cratere, cioè tutti i territori abbiano la stessa linea d'azione, la stessa attenzione, e anche sui tempi non si venga dietro ad altre situazioni. Quindi diciamo un'omogeneità degli interventi anche nelle risorse a disposizione. Le scuole che non hanno ancora riaperto riapriranno il 19 settembre? Il 19 riapriranno tutte le scuole, abbiamo fatto veramente i salti mortali con i lavori di ripristino dei danni che avevamo ricevuto. Le scuole superiori della provincia riaprono tutte, ci sono in alcuni edifici delle inagibilità parziali per le quali naturalmente lavoreremo. Nel frattempo abbiamo già speso 315.000 euro soltanto per i lavori di ripristino, per i quali abbiamo naturalmente seguito le procedure che ci sono state messe a disposizione. Ma guardi, sulle scuole della provincia c'erano dei problemi che il Presidente so che ha risolto. Sulle scuole del Comune era solo un'opera di maquillage e di sistemazione di alcune piccole crepe, intonaci, che in questa settimana abbiamo risolto. Abbiamo provveduto anche a fare ulteriori verifiche con la Protezione Civile e diciamo che le scuole riaprono, io direi, con grande serenità. Oggi ha detto bene Curcio che la parola garantire nel suo vocabolario non c'è più. Se lo dice Curcio vuol dire, insomma, questo un significato ce l'ha. Però noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per dare la massima sicurezza, la massima serenità, ripeto, per le mamme e per i nostri ragazzi. Le scuole riaprono, partiamo con le verifiche antisismiche nei 19 edifici dove non c'è, 12 sono state già verificate, insomma riteniamo a breve di poter dare anche quelle risposte che oggi i genitori ci chiedono. Tra le situazioni di criticità a Teramo c'è sicuramente quella dell'Istituto Braga, che è stato dichiarato inagibile e che sarà temporaneamente accolto nella struttura del Parco della Scienza. La proposta avanzata dall'amministrazione comunale, vista come detto l'inagibilità della sede storica, oggi è stata accettata anche dalla direzione dell'Istituto Musicale. Sentiamo. In questo momento è l'unico tetto che ci può soddisfare, che può essere un tetto sopra la nostra testa. Rischiamo la chiusura del conservatorio, l'ordinanza è stata notificata. Purtroppo questo terremoto ci ha colpito duramente, sia la sede istituzionale di Piazza Verdi, che è chiusa, praticamente deve essere chiusa, e sia la sede di Via Comi, nella quale svolgevamo attività didattica, che purtroppo è stata chiusa anch'essa. Quindi, in mancanza di alternative, non vediamo altra soluzione. È una questione di emergenza, dobbiamo traslocare, voi non avete idea quante carte, quanti libri, quanta storia, 120 anni di storia sono a Piazza Verdi, per cui realmente è una situazione di grandissima emergenza che dobbiamo tamponare. Al Parco della Scienza spazio ce n'è e metteremo lì tanta roba. Una soluzione tampone per consentire all'Istituto Musicale di non perdere la continuità didattica in vista di un ritorno nella sua sede storica. Piazza Verdi tornerà ad essere la casa del Braga, ha garantito il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Continuiamo a parlare di scuole, perché problemi ci sono anche in provincia di Pescara. A Città Sant'Angelo, dopo le verifiche di prassi condotte dai tecnici della provincia di Pescara, è stata interdetta in via temporanea l'ala ovest dell'Istituto Omnicomprensivo Spaventa, che conteneva 8 classi. Questa mattina il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, e la dirigente scolastica, Daniela De Angelis, hanno spiegato tutte le operazioni effettuate sull'edificio e sull'istituto. Allora, sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi.
Garantire sicurezza agli edifici scolastici, così l'Abruzzo si è mosso all'indomani del terremoto del 24 agosto scorso, che seppur in parte ha raggiunto alcune zone della nostra regione, in particolare il Teramano, dove proprio ieri si è svolto il sopralluogo del numero 1 della Protezione Civile Curcio e del commissario straordinario al terremoto Errani. Nel frattempo le varie amministrazioni si sono preoccupate di effettuare controlli anche nelle altre province, come quella di Pescara. A Città Sant'Angelo è stato l'Istituto Omnicomprensivo Spaventa ad essere visionato dai tecnici che hanno disposto un'interruzione parziale e temporanea dell'ala ovest. 8 classi in totale e ad intervenire è il primo cittadino che per evitare allarmismi spiega la natura dell'intervento. Ma io posso soltanto dire e rassicurare tutti quanti che noi abbiamo aperto regolarmente le scuole l'8 di settembre, tutte le scuole, sia quelle comunali che quelle di proprietà provinciali come il Bertrando Spaventa, e posso certificare che il sisma del 24 agosto a Città Sant'Angelo non ha creato una crepa, non vi sono stati danni provocati dal sisma, ma la provincia nel controllo che ha fatto, nel quale io non entro assolutamente, con i propri tecnici e con l'ausilio dei vigili del fuoco, ha ravvisato delle situazioni pregresse che non hanno nulla a che vedere con il sisma. A parlare c'è anche la dirigente scolastica arrivata fresca d'incarico lo scorso 1 settembre, che da subito si è interessata delle verifiche in corso per avere un quadro chiaro e provvedere a gestire lo spostamento degli alunni delle 8 classi temporaneamente interdette. Appena ho ricevuto una PEC dalla provincia che mi comunicava un'interdizione parziale delle aule dell'ala ovest, ho provveduto a rispondere chiedendo la conclusione in tempi immediati degli accertamenti e nelle more la fornitura di locali alternativi alle aule interdette. Comunque abbiamo immediatamente attuato un piano di emergenza che tenga conto della diversa dislocazione delle aule. Delle 8 aule interdette, 4 ne abbiamo ospitate in locali che erano destinati ad altro uso dell'Istituto Spaventa e 4 in collaborazione col sindaco, che ha dato sempre la massima collaborazione, li abbiamo utilizzati grazie al fatto che lui ha spostato le aule di scuola media che venivano ospitate presso l'edificio Spaventa. E adesso lasciamo la pagina dedicata alle scuole e torniamo sull'argomento alberi da tagliare a Pescara, perché la polemica prosegue tra ambientalisti e comune. Entrambe le parti questa mattina hanno spiegato la loro posizione. Sentiamo. Nuovo sopralluogo degli ambientalisti a Pescara per il caso dell'abbattimento degli alberi e nuove anomalie riscontrate. Questa volta la via contestata è Via Colli di Mezzo. Ai colli anche qui ci sarebbero discrasie tra carte e tagli effettuati. Ci sono alberi in meno rispetto a quelli che ci sono realmente in questo filare, ce ne sono 34 contati sul campo e lui ne scrive 33, però giunge a questo numero sbagliando 3 volte lungo il filare, cioè progredendo, una volta tolto, aggiunto, una volta tolto e una volta tolto. Poi hanno abbattuto più oltre, hanno abbattuto 2 pini che dovevano essere solo potati secondo la loro relazione e non hanno abbattuto uno che è nella classe d'abbattimento. Ci hanno lasciato in piedi quello pericoloso e hanno abbattuto quelli da solo potare. Nella tarda mattinata il comune si è riunito in conferenza alla presenza di tecnici, assessore al verde, primo cittadino e vice sindaco per chiarire una volta per tutte le polemiche che ormai sono finite anche sui social di esponenti come Henry De Luca e Alessandro Gasman, schierati dalla parte degli ambientalisti. Innanzitutto ricordiamo che Pescara ha quasi 17.000 alberature e noi ne stiamo tagliando lo 0,7%. Queste risultano oggi a noi essere pericolose. Al contempo stiamo attuando 280 potature agronomiche per salvare delle piante che potrebbero diventare a rischio, ma che così non lo diventeranno. E poi, cosa non scontata, per ogni albero tagliato ne verranno ripiantati 2, cosa che non succede dappertutto, vi assicuro, con uno sforzo economico notevole. Non so se ci sono stati degli errori, a noi ad oggi non risultano, abbiamo riverificato più volte e non ci risultano errori sostanziali, c'è risultato un errore nella stesura, diciamo, della relazione dove c'è un refuso, c'è una riga in più, ma che non ha comportato l'abbattimento di alberi sani. Nel corso dell'incontro poi ad irrompere nella stanza è stata l'opposizione, che ha contestato la mancata partecipazione della cittadinanza rimasta fuori dalla porta chiusa. Ma perché ci stanno i cittadini fuori? Che non è mai accaduto. Poi se
Abbiamo contestato il fatto che la porta era chiusa a chiave perché si impediva l'accesso ai cittadini. Non è mai successo una cosa del genere. Il Comune è la casa dei cittadini e questa amministrazione si è presentata agli elettori dicendo: noi apriremo tutte le porte. Ecco, questo è il risultato. Dalla cultura delle garanzie alla nuova missione istituzionale dell'ANAC e della Corte dei Conti. Questo è il titolo del seminario che si è svolto in provincia a Pescara alla presenza di autorevoli relatori. Obiettivo dell'incontro: favorire un controllo diffuso dei cittadini, maggiore trasparenza e prevenzione della corruzione. L'importanza dell'incontro di oggi è l'opportunità soprattutto. Si tratta di un tema molto importante, che è il tema della trasparenza che deve esserci nelle nostre amministrazioni, che serve soprattutto a combattere la corruzione. Ci sono relatori illustri e di questo certamente beneficeranno tutti i dirigenti della Regione Abruzzo. Anche vantaggi per l'intera comunità. Ci sono grandi vantaggi per l'intera comunità da questo nuovo approccio che il governo ha voluto dare al contrasto alla corruzione, perché questo governo si è molto impegnato sia sul fronte delle norme penali che sono state rese più restrittive, sono state aumentate le pene contro la corruzione, ma anche e soprattutto sul tema della prevenzione, che è il tema più importante, con l'istituzione della nuova ANAC e tutte le funzioni che ad essa sono affidate appunto per prevenire questo fenomeno che tanto pesa sull'economia del nostro Paese. Tecnicamente gli obiettivi che vengono appunto discussi in questo seminario, in questa giornata di oggi, come si potranno mettere in pratica? Il ruolo che ho cercato di spiegare è quello di un'autorità che aiuta le amministrazioni ad adottare misure di prevenzione della corruzione, perché non esiste una ricetta uguale per tutti, esistono dei rischi di corruzione e le amministrazioni devono imparare a conoscere questi rischi, a non sottovalutarli e a combatterli con misure organizzative. Questo è il ruolo che noi svolgiamo, aiutiamo le amministrazioni ad adottare misure efficaci. Cambiare oggi per una maggiore trasparenza, da dove si dovrà partire? Beh, per la trasparenza l'Italia non è certamente indietro, ha una legge, il decreto 33 dal 2013, che impone una serie di obblighi di pubblicità alle amministrazioni, e adesso con il decreto legislativo 97 c'è anche l'avvio di un processo per cui l'Italia diventa un paese con il Freedom of Information Act, cioè ogni cittadino potrà chiedere di accedere ad informazioni anche al di là di quelle pubblicate sui siti delle amministrazioni. Ed ora ci occupiamo della vertenza Acqua Santa Croce. Questa mattina il vicepresidente della Regione Giovanni Logli ha presentato le iniziative della Regione a partire da un bando e ha commentato dicendo che sin dall'inizio della vicenda e della vertenza si è cercata una soluzione per salvaguardare i livelli occupazionali. Sono una settantina i posti a rischio. Allora vediamo il servizio. La Regione Abruzzo annuncia un nuovo bando per la produzione nello stabilimento di acque minerali Santa Croce. Nel bando è presente anche la clausola del mantenimento del livello occupazionale di almeno 50 unità. L'accordo è stato raggiunto attraverso un tavolo sindacale tra Regione, sindacati e Comune. Ad oggi però la Regione ancora non è rientrata in possesso del canale di adduzione idrico allo stabilimento. Dopo ripetuti solleciti alla proprietà, il vicepresidente della Giunta, Giovanni Logli, annuncia maniere forti se la situazione non si sbloccherà. Manca un'ultima condizione, e cioè la condizione di accessibilità per noi, naturalmente, ma poi anche per chi vorrà eventualmente partecipare, alla parte di proprietà regionale di tutto quell'impianto. La parte di proprietà regionale è l'adduzione, cioè tutto quanto sta tra la sorgente e lo stabilimento, che è di nostra proprietà. Attualmente questa parte è inaccessibile perché naturalmente è chiusa, ed è chiusa perché deve essere chiusa ovviamente per ragioni di sicurezza, e noi sono già quattro lettere che facciamo all'attuale gestore perché ci renda
accessibile questo bene, che è una delle condizioni del bando. Finora tutto ciò non è stato reso possibile. Io mi aspetto che, diciamo, adesso venga reso possibile. Se così non dovesse essere, noi dovremo procedere attraverso l'autorità giudiziaria. Adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente è vigilia per quanto riguarda il Pescara che sabato alle 18 affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico, una partita, si è detto più volte, ovviamente dai risvolti particolari per la formazione biancazzurra e soprattutto per i tifosi, già gli 11 i pullman riempiti per la trasferta di Roma. Questa mattina, come di consueto, ha parlato l'allenatore nella tradizionale conferenza stampa pre-gara. Andiamola ad ascoltare, Massimo Oddo. Tutti sanno che ho passato 5 anni con questa maglia, ne sono stato il capitano e quindi ovviamente c'è un legame tra me, la mia persona e la Lazio, ma questo è inevitabile. E quindi certamente è una partita che non è come le altre. Il rapporto con Inzaghi come ha giocato? Ma ottimo, un amico da sempre, lo conoscevo anche prima di andare alla Lazio, e quindi è un grande amico, abbiamo fatto più o meno anche lo stesso percorso, insomma lui ha allenato qualche anno in più nel settore giovanile, ma lui ha sempre sognato di fare quello fin da quando era giocatore, insomma, e quindi si sapeva benissimo, chi non lo conosceva sapeva benissimo che il suo obiettivo sarebbe stato quello di allenare. A posteriori avrei fatto magari un altro cambio, ma in quel momento era il cambio migliore possibile da fare, perché in quel momento io ho pensato, dicevamo, gestione della palla e lungo per buyback, chi meglio di Aquilani? Però evidentemente poi quando fai un cambio si fa sempre un cambio per cercare di apportare modifiche positive, poi non sempre si risponde per quanto uno richiede, ma ci sta, questo fa parte del calcio. Io sono straconvinto che quello che abbiamo fatto in queste partite è un lavoro fatto per bene, dobbiamo continuare su questa squadra, alla lunga questa ci possiamo togliere tante soddisfazioni e con il tempo, con l'esperienza, con un pizzico di fortuna in più, certamente continuando a fare quello che stiamo facendo, continueremo a divertirci, continueremo a divertire la gente che ci vede e cominceremo a fare anche tanti punti. Per quanto riguarda la formazione, non convocati da Oddo Coda e Baebek, invece si va verso la conferma dell'11 delle prime uscite di campionato con Campagnaro e Gyomber al centro della difesa, in mediana Brugman, Memushai e Cristante. Aquilani partirà invece dalla panchina, in attacco Verre e Benali, dietro il falso 9 Caprari. Adesso scendiamo in Lega Pro, domani pomeriggio alle 16.30 anche il Teramo scenderà in campo contro il Sant'Arcangelo. Ironia della sorte, i biancorossi affronteranno proprio la ex squadra di Lamberto Zauli che ieri è stato esonerato. Il nuovo tecnico Federico Nofri predica serenità per un gruppo, dice, che ha bisogno di ritrovare certezze. Ascoltiamo. In due giorni cercherò di fare le cose più semplici possibili. E credo che anche da parte dei giocatori ci possa essere un fattore di rivalsa, perché poi quando viene mandato via un allenatore i giocatori in un certo senso possono anche sentirsi, come dire, colpiti in quello che è stata una loro mancanza. Mi aspetto molto dai giocatori importanti. I giocatori importanti devono essere responsabili e non devono sbagliare. Queste sono cose che tanto dirò anche a loro. Non devono sbagliare, ma non tanto il gesto tecnico o il gol oppure l'ultimo passaggio, ma non devono sbagliare nel modo di comunque sia preparare, concepire, trasmettere il modo di allenarsi e di comportarsi dentro lo spogliatoio ai più giovani. E dunque, ripeto, cercheremo di fare un calcio propositivo cercando di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche
soprattutto di prendere pochi gol, perché a questo gioco le migliori difese, i migliori attacchi vincono le partite, le migliori difese vincono i campionati. Ma il Teramo cosa ha bisogno? Di ritrovare, credo, qualche certezza, di ritrovare quegli stimoli giusti che possano far rendere al massimo quello che è il parco giocatori. Dobbiamo rimanere sereni ma determinati, e dobbiamo dimostrare che quando andiamo in campo dobbiamo meritarci la maglia, e per meritarsi la maglia dobbiamo allenarci forte, forte. La cultura del lavoro diventa determinante. Vorrei dargli delle certezze minime, non voglio creare grande confusione, perché oggi, dopo 3 mesi che sono fermo, potrei veramente sputare il mondo dentro lo spogliatoio, ma non lo voglio fare. Vorrei, ripeto, dare delle certezze, poche, giuste, e spero di poter toccare i tasti giusti. Adesso il basket, nuova partnership tra il Campli e un laboratorio ortodontico della regione per mettere a disposizione del roster degli speciali paradenti protettivi. Nasce una nuova partnership, peraltro molto importante, con l'Ortofan Pro qui di Villa Lempa. Proprio questa sera la presenza di tutta la dirigenza farnese con tutti i giocatori. Che importanza ha questa nuova partnership? Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare il signor Fabio Fantozzi, che è un imprenditore, un tecnico dell'ortodonzia che lavora a un livello elevatissimo. Ha un laboratorio all'avanguardia e si è specializzato nella realizzazione di questi paradenti per gli sportivi, che incidono non soltanto nella protezione delle parti più esposte del giocatore durante gli incontri, ma assicurano anche un miglioramento della performance, della stabilità, dell'equilibrio e della forza muscolare, perché sono paradenti che sono il frutto di uno studio lunghissimo maturato nel corso degli anni. Per noi è molto importante, perché si tratta di una innovazione all'avanguardia, e noi saremo la prima squadra in Italia a fruire di questo strumento, che è uno strumento bellissimo, nuovissimo e in corso di sviluppo ulteriore. Quindi daremo la nostra collaborazione per migliorare anche la possibilità di utilizzo del paradenti, e quindi con questa società, con questa ditta Ortofan, riusciremo a creare un rapporto di collaborazione, di sinergia strettissima, che durerà, almeno ci auguriamo tutti, tanti anni. Noi produciamo paradenti professionali per tutte le tipologie di sport, abbiamo prodotto paradenti anche per degli atleti che sono stati alle Olimpiadi di Rio, e adesso c'è questo bellissimo progetto con il Campli Basket, di cui siamo orgogliosi di farne parte e di poter lavorare direttamente con la squadra. Diciamo che grazie alla grandissima amicizia con l'avvocato Lucio Del Paggio, che da tempo parlavamo di questo progetto, poi in realtà è rimasto chiuso in un cassetto, ma la fortuna ha voluto che in realtà adesso che i tempi sono comunque maturi, noi abbiamo una parte veramente evolutiva dei paradenti di ultimissima generazione, quindi i tempi sono maturi per produrre qualcosa di veramente importante per il Campli Basket. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.